a tutti i cari amici di The Abusive Game. Amici, ma soprattutto amiche di Abusive Gaming, WWE 2K18. Qui è l'artefice Jake in compagnia. Lo specialista Michel. E vi diamo il benvenuto in questo primo JMP pre-show di Clash of Champions. Oggi andremo a vedere quello che sarà il match con in palio il titolo degli Stati Uniti, detenuto da Baron Corbin, che dovrà difenderlo contro Dolph Ziggler e Bobby Roode. Ovviamente lo facciamo perché c'è Bobby Roode. E non per altro, se non per il fatto che è almeno scandaloso di una card di un pay-per-view di cui avremmo fatto anche volentieri a meno, ma pay-per-view bisogna farli, noi dobbiamo guardarli e tant'è. Peppino ovviamente non c'è per i soliti motivi, già che già avevamo detto settimana scorsa. Però comunque Approfitterei per fare un breve recap di dei video che aspettano i nostri amici e le nostre amiche da qui alla fine dell'anno, mentre ci sono le entrate. esatto, ragazzi, aprite bene le orecchie perché è importante. Anzi, fatevi due appunti come me li sono fatti io. Oggi e domani, ragazzi, pre-show. Però nella settimana del pre-show andrà in onda anche un video venerdì 15. Ci saranno le domande perché alcuni di voi si saranno accorti che settimana scorsa, oltre al titolo a noi 2.0, non sono stati fatti ulteriori video perché non siamo più riusciti a trovarci in settimana. Sabato e domenica carriera di Vito Giabroni. Quindi da mercoledì 13 a domenica 17 ci sono ben 5 video in 5 giorni. Non lasciateveli scappare. e quindi passerò la notte a montare. Che ormai l'unica cosa che può fare lui è montare i video. Per ricominciare mercoledì 20 con il titolo noi 2.0 post Clash of Champions, giovedì 21 tarda serata barra venerdì mattina presto, altro episodio delle domande, altro episodio del Chiedetelo agli Abusi. L'episodio sarà il numero 26 e quindi ci stiamo avvicinando a grandi falcate all'episodio 30 che concluderà la seconda stagione. Ecco, io vorrei già dire una cosa, che ragazzi l'episodio 30 sarà... L'episodio 30, ragazzi, dobbiamo concludere la stagione L'idea qua è già una e bomba. dobbiamo faremo una cosa bella, Pensate che abbiamo smesso di pensare allo speciale per fare l'episodio 30 del Chiedetelo agli Abusi. Ma meriterà. Sabato 23, domenica 24, non vi lasciamo soli pre-festivo perché ci saranno altri due episodi della carriera di Vito Giabroni. Vi lasciamo festeggiare il Natale Santo Stefano. Noi torniamo mercoledì 27 con l'ultimo episodio dell'anno sul canale di Abusive Game. Sarà la Royal Rumble speciale che determinerà i famosi 5 punti che determineranno il vincitore della prima stagione del titolo 9.0, anche se il vincitore in realtà c'è già, se vi fate due calcoli. Dovrebbe succedere il cataclisma affinché Pepigno possa pareggiare. Però, Sì, deve azzeccarli e tutti però, siccome praticamente. matematicamente è possibile, Per pareggiare è giusto che e anche vincere, venga pareggiare. prodotta anche la Royal Rumble. Verrà prodotta anche per un ulteriore motivo, perché giustamente settimana scorsa io sono stato interpellato dal nostro direttore Umberto Cannone, il quale chiedeva quando voi avreste potuto commentare in che titolo a noi o in che episodio degli Abusive Game si sarebbe potuto commentare con le nuove urne. E niente di più facile, si commenterà appunto nell'ultimo episodio dell'anno, ovvero, ripeto e prendete nota, il commento per le nuove urne lo dovete fare nella Royal Rumble speciale di mercoledì 27 dicembre, che sarà l'ultimo episodio dell'anno e sarà l'episodio che noi utilizzeremo i commenti per fare le nuove urne. Lì e soltanto lì è inutile che ci sia gente ancora oggi che in commenti nelle puntate del Ditelo Noi o del Chiedetelo agli Abusi chiede il match. Sapete benissimo che l'unico modo per farlo è nella Royal Rumble del 27 dicembre. Ricordiamo anche che continueremo con Dietro Noi 2.0, quindi non Certo. ci sarà nessun cambiamento. Voi dovrete, come sempre, commentare con i 2, 3, 4, 6, 8 wrestler. Fortunatamente però il titolo noi 2.0 ricomincerà, verrà resettato dopo la Royal Rumble, in modo che anch'io possa avere di nuovo un'opportunità. Ne durerà 3 Tre mesi. mesi. E
e poi si rifaranno di nuovo le urne. Adesso non sappiamo ancora se dopo quei 3 mesi lì resetteremo il punteggio o andremo avanti per 6 mesi, come abbiamo fatto questo, per questo per che, deve, che sta finendo. Esatto. Concludo i nostri appunti sul calendario ricordandovi che anche noi abbiamo giustamente diritto alle ferie, alle feste. Ricordo che il 1° gennaio è lunedì e noi non abbiamo possibilità di trovarci, quindi anche quella settimana slitterà, noi ci ritroveremo il 7, l'8, quello che è. Ricomincerete a vedere i nostri video il 10 gennaio e si partirà appunto con la nuova edizione del Vito da Noi 2.0 con i nuovi commenti e con la nuova urna. Tenetelo a mente però, perché se non ci vedete per 12 giorni poi magari vi preoccupate. Tutto nella norma, tutto sotto controllo, è già stato tutto stabilito nel nostro bellissimo, scritto benissimo, calendario. Siamo andati troppo in là, adesso direi di dedicarci completamente a questo grandissimo pre-show, a questo grandissimo pay-per-view che è Clash of Champions, che tra l'altro esiste solo da 2 anni, cioè è la seconda edizione questa. Sì. Perché la prima edizione fu l'anno scorso con il roster di Raw e tra l'altro non era a dicembre, era il primissimo pay per view dopo la divisione dei roster, quindi fine settembre 2016. Ma non era stato sostituito con un altro? No, è questo che sostituisce Night of Champions. Esatto, che era molto più bello Night of Champions. Poi questo è arrivato l'anno scorso, che c'è stato il main event Kevin Owens Seth Rollins, e tra le tante altri match c'era anche il l'ultimo del Best of Seven Series tra Cesaro e Sheamus. Quindi quest'anno da Raw è passato a SmackDown e da fine settembre è passato alla fine di dicembre. Questo perché? Perché non avevano idea di dove collocarlo. E comunque, forse l'avevo detto anche l'anno scorso, potrei sbagliarmi, ma utilizzare Clash of Champions mi fa troppo ricordare i veri Clash of Champions della WCW, e quindi secondo me è un delitto utilizzare Clash of Champions per queste tipologie di show nel 2017. Comunque, bando alle ciancio, ciancio alle bande. Abbiamo qui un bel triple threat, dai. Sulla carta non è male. Non è affatto male. Non è male. Considerando che comunque il campione è Corbin, ha 2 avversari di tutto rispetto, come Ziggler e come Bobby Roode. Giustamente, come nell'ultima puntata che abbiamo visto noi di SmackDown, Bobby Roode dice: se non siamo in 2, siamo in 3, la mia possibilità di vincere diventa un terzo. Però diventa un terzo anche la possibilità di Baron Corbin di mantenere il titolo. Guarda che dopo con lo sborone di Ziggler ha detto: tanto le vostre speranze sono comunque a zero, e ha elencato tutto il suo palmarès di vittorie, anche se secondo me è quello più propenso a essere schienato. Ecco, sì, ok. Ecco, alla faida, ma non è stata malissimo, né? Certo non è eccelsa, però secondo me dal 6 al 7/7 io glielo darei. Sì, sono stati bravi, sono d'accordo. Comunque sono stati bravi, ho visto molto di peggio. L'unica cosa è che secondo me, purtroppo, nonostante io vi direi Bobby Roode a occhi chiusi, ma forse non è ancora arrivato il momento, perché tutto sommato Baron Corbin, il suo sporco lavoro di detentore del titolo, lo sta portando avanti abbastanza alla grande. Poi ricordiamo che l'ha vinto contro AJ Styles, non contro Pio Pio Micio Micio, e comunque non l'ha vinto di riffo di raffa, è stato anche bravo, ha meritato di vincere. Quindi il tuo pronostico va? Io sono per Baron Corbin, il titolo non passerà di mano. Anche secondo me lo manterrà Baron Corbin. Dolph Ziggler non ce lo vedo, non so perché, ma non ce lo vedo. Perché Dolph Ziggler ha già dato. Dici che ha già dato. E qualsiasi, però potrebbe dare ancora, E qualsiasi sia il suo prossimo stint, io lo vedo sprecato per il titolo degli Stati Uniti. Forse sì. Ormai ha già fatto troppi alti e bassi, e anche dandogli un titolo non si riprenderebbe e sarebbe sprecato. Io lo vedrei bene come un avversario heel di un campione del mondo di SmackDown face. Non adesso, troppo. Mentre Bobby Roode punterei già più in alto, che è il titolo degli Stati Uniti. Secondo me lui può permettersi
anche il titolo massimo. Assolutamente sì. E io vi lancio già la bomba che nel 2018 lui vincerà il titolo di SmackDown. Attenzione qui con l'imbroglio, vuole tentare di schienare Baron Corbin. Ma niente. Quindi tu mi dici? Baron Corbin. E voi direte, questa settimana solo due pronostici? No, perché noi potevamo stupirvi con effetti speciali, in realtà abbiamo fatto molto di più. Abbiamo scomodato nel pomeriggio il nostro Pepigno. Attenzione, Baron Corbin tenta lo schieramento dopo un Bulldog, ma niente, solo conto di uno. Che ci ha lasciato la sua nota audio sul nostro gruppo di WhatsApp e noi ve lo facciamo sentire. Spero che si senta qualcosa. Titolo dagli Stati Uniti, Corbin, Rude, Ziggler. Secondo me, a priori Ziggler. E quindi ha già vinto. Perché ormai non penso che sia uno sia deciso che vinca lui, perché per me lo mettono proprio per usarlo contro gli altri, ma non è un papabile campione. Secondo me preferisco che lo tenga ancora per un po' Corbin. Qui però la percentuale di vittorie di Dolph Ziggler sale, sale. Anzi, io direi che neanche devono fare il match a sto punto. Quando io ho sentito per la prima volta, lo escludo a priori. L'ho già visto sul paletto con la cintura in mano. Anch'io. Era una vita che non avevamo tutti e tre lo stesso pronostico. E poi, questo soprattutto, Pepino non ha accennato minimamente Bobby Roode. Proprio non ha detto nulla di Bobby Roode. Perché se ne era già completamente dimenticato. Esatto. Probabilmente l'abbiamo preso in un momento post aperitivo. Uno! Due, dopo la Deep Six, se non mi sbaglio, di Baron Corbin. Sai cosa? Che purtroppo, secondo me, questo, come dico tante volte, quando lo credo, è un pay-per-view interlocutorio. Cioè, bisogna farlo, facciamo. Però non so quanti titoli passeranno di mano. È WWE, si poteva impegnare un po' di più. Vabbè, si stanno già preparando per la Royal Rumble. Bobby Roode ce lo vedo bene nella rissa reale. Dolph Ziggler potrebbe lottare ancora contro Baron Corbin volendo alla Royal Rumble. Perché ricordiamo che comunque anche quelli con i titoli possono partecipare alla Rumble, cosa che a me non fa piacere, però sinceramente. Non dar light suplex di Dolph Ziggler. Allora, più che altro sai qual è il problema, volevo solo concludere. Secondo me Bobby Roode arriva negli ultimi 5. Il problema di chi partecipa Ziggler, alla Rumble Zizek. Con i titoli Zizek, tenta lo schieramento. Attenzione, Don Ziggler! 1, 2 e 3. Appunto, cioè. Perché c'è un zampino di Pepino, ragazzi? È bastato far partire l'audio, Era stato in difficoltà tutto il match. È bastato far partire l'audio e ha vinto. Io non lo so, coincidenze? Non credo. Il problema di chi partecipa alla Rumble con i titoli è duplice. O ha già lottato per il titolo e quindi non ha senso che lotti alla Rumble perché è stanco e non può vincere, oppure ha il titolo e non lotta per il titolo facendoci perdere i match pur di partecipare alla Rumble. Secondo me, a mio modestissimo avviso, dovrebbe fare il proprio match per il titolo e basta. E basta, esatto. Abbiamo un nuovo campione, ragazzi. Comunque, guarda che non è poi così scontata la sconfitta di Dolph Ziggler, anche perché è da poco che ha cambiato la sua gimmick. Magari vogliono dargli un aiutino. Però sai, Triple Threat, basta che... Potrebbe vincere, secondo me, sai cosa? Potrebbe anche vincere Dolph Ziggler, schierando magari addirittura Baron Corbin, e poi fare una rivincita alla Royal Rumble. Mentre Bobby Roode entra nella riscia reale. Oppure Baron Corbin, di rifo di Raffa schiena Baron Corbin, in modo che Ziggler stesso e Corbin abbiano un altro incontro per il titolo della Rumble. Potrebbe anche non essere schienato. Secondo me viene schienato Ziggler. Potrebbe non essere schienato e chiedere giustamente una rivincita.
C'è altro da dire riguardo a SmackDown? Gli altri magari match, facciamo, li pronostichiamo domani? Sì, io lo farei domani. Ok, quindi facciamo già i saluti. Ci sarà il sondaggio. È vero, sì, il sondaggio qui in alto a destra, se mi ricordo di metterlo, è come sempre, me lo ricordate voi che non c'è. Quindi lo vado subito a mettere. E fateci sapere cosa ne pensate riguardo a questo imminente pay per view. Nient'altro. Nell'eventualità scriveteci un vostro parere o come secondo voi andrà il match anche nei nostri social. Sapete tutti che ne abbiamo ben tre, perché noi ne facciamo uno all'anno, quindi sarà ora che io incomincio a pensare cosa fare nel 2018. Se avete delle idee, ditemele su Facebook, Twitter ed Instagram. Io conosco questi tre, quindi cioè, ditemene uno, però dovrò imparare a usarlo. Per oggi è tutto, dall'Artevice Jack, dallo specialista Michel. Alla prossima, ciao belli.